Nell'ambito del Maggio dei Libri, la manifestazione nazionale promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la Biblioteca Nazionale di Cosenza ha organizzato, di concerto con l'Istituto dei Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo e del CNR, un convegno dal titolo Il Paesaggio, Memoria del Territorio. A portare i saluti di benvenuto Giorgio Matteucci, direttore ISAFORM CNR, e la ridirettrice della biblioteca Rita Fiordalisi, che ha così esposto la giornata. La giornata di oggi vuole portare all'attenzione non solo della città di Cosenza, della provincia, ma anche al di fuori della regione Calabria, quelle che sono le peculiarità, le bellezze e le architetture da tutelare nella regione. Ecco l'Università della Calabria, ecco il CNR, ecco anche l'alternanza scuola-lavoro che all'interno della biblioteca ha organizzato questa mostra bibliografica che ripercorre le peculiarità del territorio calabrese, mari, monte, colline, città e luoghi da valorizzare. In tutti gli interventi presenti la responsabile del Parco Nazionale della Sila, i professori Scrascio Mugnozza e Veltri e Giuseppe Tagarelli, responsabile scientifico CNR del convegno, è stato posto in risalto come la definizione di paesaggio, inteso come territorio e ambiente, sia semplicistica. Il paesaggio è insieme ambiente, luogo con le sue comunità, percezione e storia, racchiuso in porzioni di territori. Definizione che si trova nella Convenzione europea del paesaggio, che pone in essere alcuni dettami per la gestione sostenibile di questo grande patrimonio. Le parole chiavi, dunque, nel recupero e nella valorizzazione del paesaggio, inteso come patrimonio culturale, sono memoria storica e identità culturale. Tutelare e valorizzare camminano però di pari passo con una gestione attenta a salvaguardare, ma anche a generare economia. Tra i relatori per la Regione Calabria, l'assessore alla pianificazione territoriale e urbanistica, il professor Franco Rossi, e il consigliere regionale Orlandino Greco, che hanno sottolineato il lavoro che la Regione sta portando avanti in merito. Approvazione del piano paesaggistico e urbanistico, ma anche proposte di legge, valorizzazione del paesaggio, borghi ospitali, dieta mediterranea, che mirano a rendere questa terra sostenibile e desiderabile verso un mercato, quello turistico, e in cerca sì di bellezze quanto di servizi.